Ecco, come prima successione, vediamo come passare dalla prima struttura, che è questa, la risto eseguendo al terzo tasto, non so se si vede, ma questo è il pettine e questo è il terzo tasto, benissimo. Allora, bisogna passare da questa che è la prima struttura alla seconda struttura. La seconda struttura sarà posizionata in questo punto e sarà con questa diteggiatura, cioè 2 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2 4. Ora bisogna anche un poco allenarsi inizialmente, soprattutto nel passare da una struttura all'altra. E quindi ci fermeremo, come dicevo, diciamo così, nella presentazione di questi video, ci fermeremo in corda di Sol e passeremo alla seconda struttura nella corda di Sol sempre con il dito indice. Quindi eseguiremo la prima parte della nostra prima struttura, 1 4 1 4 1 3 1, poi scivoliamo in avanti di due tasti, sì, passando dal terzo al quinto, e continueremo sulla seconda, nella parte acuta della seconda struttura. Poi, ritornando indietro, di nuovo con l'indice al quinto tasto, passeremo al terzo e continueremo verso il grave, verso il basso, la nostra prima struttura. Quindi noi passiamo dalla parte grave o bassa, che dir si voglia, della prima struttura alla parte acuta delle corde Sol, Si, Mi cantino della seconda struttura. Inizialmente, come ripeto, è meglio esercitarsi molto sul passaggio da una struttura all'altra. Quindi faremo parecchie volte, il maggior numero di volte possibile, questo passaggio dalla parte grave della prima struttura alla parte acuta della seconda struttura. Ripeto molto lentamente la parte della prima struttura dal terzo al quinto tasto, 1 4 2 4 in Si, 2 4 Mi cantino, poi torniamo indietro, 4 2 Mi cantino, 4 2 Si, 4 1 in Sol, di nuovo 1 nel terzo tasto e continuiamo con la prima struttura verso il grave, verso il basso, 3 1 4 1 4 1. Lo ripeto l'ultima volta. Quando ci si è esercitati in questo passaggio, si potrà poi successivamente eseguire magari tutta la prima struttura fino al Mi cantino, ritornare al Mi basso e solo la seconda volta che si esegue la prima struttura passare alla seconda struttura. Eseguire tutta la seconda struttura fino al Mi basso, tornare al Mi cantino sempre con la seconda struttura e quando si ritorna verso il grave, ritornare alla prima struttura. Questo anche per richiamare alla memoria la prima e la seconda struttura.
dopo aver studiato, come dicevo all'inizio, il passaggio fra la prima e la seconda struttura.